essere sincero, non è stata una prestazione all'altezza delle ultime. Di buono c'è soltanto il punto che guardando il bicchiere mezzo pieno ci fa allungare, visti i risultati sulla zona salvezza, ci lascia invariati sulla zona playoff, però secondo me è mancato un pochino di coraggio per poter provare a vincerla. È stata una partita brutta, il Trestina è in una situazione di classifica ancora più pericolosa della nostra, quindi ha fatto la sua onesta partita, probabilmente ci poteva essere un calcio di rigore nel primo tempo che avrebbe, chi lo sa, cambiato le sorti della partita, quindi devo dire che oggi secondo me è la partita peggiore da quando siamo arrivati a Grosseto, proprio dal punto di vista della prestazione. Non è rimasto bene neanche il patron che l'ha seguita da casa e per questo motivo, visto che i tifosi che sono venuti a Città di Castello con questo freddo sono stati commoventi e hanno incitato la squadra anche dopo la partita, magari era anche lecito attendersi qualche cosa di più. Abbiamo deciso di rimborsare il prezzo del biglietto della trasferta perché veramente oggi gli unici vincitori di questa trasferta sono stati loro. L'obiettivo di cercare il primo step di raggiungere una salvezza il più tranquilla possibile rimane. È ovvio che questa squadra a volte ti dà dei segnali di far pensare di poter sognare, che è un po' quello che ha detto Gianni il primo giorno che è arrivato. Quindi credo che adesso sia una rosa più equilibrata, più completa, che abbia dei giocatori che possano permettere di giocarsela su tutti i campi, poi magari anche a costo di rischiare qualche cosa in più, ecco, poi può succedere, perché questo è il bello del calcio, anche di perdere a Trestina, perché ci mancherebbe altro. Il Trestina vive un momento di difficoltà, però non credo dal punto di vista del gioco, perché l'ho vista sabato a Gavorrano e avrebbe meritato assolutamente la vittoria. A Poggi Monti c'è stato qualche episodio arbitrale sfortunato e quindi è uscito sconfitto in maniera immeritata, quindi bisogna considerare ci sono sempre anche gli Avanti, avversari. però noi siamo in Grosseto, quando si viene su questi campi qua dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco, dobbiamo cercare di dare soddisfazione ai nostri tifosi, dobbiamo cercare di fare veramente qualcosa in più di quello che non abbiamo fatto oggi. Però so dove dobbiamo migliorare, in settimana andremo a migliorare su quello. Più che coraggio ci è mancato un po' di precisione lì davanti, però può capitare, Gomez domenica scorsa ce l'ha fatta vincere, quindi non è che adesso bisogna dire che Gomez ha fatto la partita come le altre, c'è anche la caparbietà dell'avversario. Però ripeto, in questo momento l'unica cosa che mi preme è trovare la soluzione per fare una prestazione degna di nota domenica. Prima di questa partita eravamo a 6 punti dai playoff e a 2 dai playout. Dai playoff non ci siamo mossi, dai playout abbiamo guadagnato un punto, quindi penso che per il morale, per le cose, a me in questo momento non, sinceramente l'ho detto, l'unica delusione che provo è perché dovevamo fare un tipo di gara diverso, questo sicuramente.